Il grosso coltello cala con regolarità sulla fetta di filetto spessa e sanguinolenta. Tanti colpi fitti, netti, prima in orizzontale, poi in verticale. Arrivata al margine, lì dove una minuscola scaglia di grasso macchia appena di bianco il rosso compatto della carne, Giulia fa ruotare di 45 gradi quasi esatti il tagliere, in modo che anche i colpi delle due diagonali cadano precisi e nessuna fibra sfugga al suo destino. Con il dorso del coltello, attenta a non perdere neanche una goccia del sangue che suo figlio considera prezioso, trasferisce in una terrina la carne ormai ridotta in poltiglia. L'uovo sodo è già pronto, senza il guscio. Basta separare l'albume e mescolare il tuorlo alla carne. Su un tagliere diverso dispone qualche fetta di cipolla insieme a un ciuffo di prezzemolo e un pugno di capperi sotto sale che ha messo opportunamente a bagno mezz'ora prima. Le cipolle la fanno piangere, con il mixer potrebbe evitarlo, pure le riduce in poltiglia con la mezzaluna, inseguendo sul tagliere capperi e prezzemolo. E anche questo mescola la carne con metodo ed energia, benché il manico della forchetta le infiammi e indolenzisca il palmo della mano. Aggiunge il succo di mezzo limone, appena un po' di sale, una punta di salsa d'acciughe, 2 o 3 gocce di tabasco. E gira, gira, ma soddisfatta perché nella terrina c'è ormai un composto completamente omogeneo. 2 foglie di prezzemolo e una rondella di carota per guarnire. Copre l'opera con un piatto e la ripone nel frigorifero. Pensa che con un frullatore sarebbe venuto più vellutato e più in fretta. Ma il palmo enfiato della mano è come il pegno che paga a suo figlio, all'uomo della sua vita così esperto di cucina da imporle le preparazioni che considera sane ed energetiche. Anche quando fra taglieri e terrine per preparare una semplice bistecca alla tartara, finisce che il lavello è pieno di roba da lavare e su una mattonella spicca rosso uno schizzo di sangue. Il sangue le ha sempre fatto orrore, anche il suo quando c'era. Vorrebbe cancellarlo subito, ma ora non ha tempo. Suo figlio può arrivare da un momento all'altro e avrà fretta, come sempre. Per fame, per la poca voglia di stare in casa. Anche adesso che vive in un'altra città, anche adesso che viene sì o no una volta al mese, gli affari e gli impegni sembrano inseguirlo come cani e per un pasto tranquillo non c'è mai tempo. Ogni cosa, ogni gesto deve inserirsi per lui con nettezza in un ambito di ordine e puntualità, senza residui. Ma può sperare che il disordine dell'angolo cottura non lo infastidisca. Pranzeranno nel tinello tutto tirato al lucido. Controlla in forno gli gnocchi di semolino, li ha preparati stamattina presto, stesi con regolarità sul marmo del tavolo perché si raffreddassero per bene. E infatti a tagliarli con un bicchierino di liquore sono venuti perfetti, rotondi e sodi. C'è un inizio di crosticina dorata, ancora qualche minuto e saranno cotti a puntino. Ma se anche suo figlio tarderà, resteranno ben caldi senza bruciarsi. E intanto lei non dovrà star lì a trafficare, potrà farsi bella per lui e aspettare a mani ferme che si sieda a raccontarle il mondo. L'insalata di campagna è pronta in una ciotola, pulita, lavata e asciugata, e con accanto il condimento già emulsionato in una tazza, da aggiungere soltanto all'ultimo perché si conservi croccante. Esita sulla scelta della tovaglia. Suo figlio dice sempre che per lui va benissimo il servizio all'americana, ma lei preferisce accoglierlo con la cura che è il segno del suo amore. La tovaglia bianca certamente no, quella a fiorellini le sembra di averla usata l'ultima volta che è venuto. Quella gialla è con lo sfondo migliore per i piatti di ceramica blu che non usa da molto tempo. Deve salire su una sedia, arrampicarsi verso il ripiano alto della credenza e poi passare con un panno, per sicurezza di igiene, tutte le stoviglie una ad una, piatti, fondine, piattini per il contorno, le piccole ciotole per il dolce. Più complicati i bicchieri, i bei boccali dalla linea affusolata in cui anche le sue mani piccole e agili entrano con difficoltà. Le posate in ordine preciso e il cucchiaino trasversale al piatto per il budino di riso, leggero e nutriente. Ne ha preparato una dose doppia, magari suo figlio ne avrà voglia anche per la colazione del mattino, e comunque a lei piace molto. Ma quando è sola, per sé sola non lo fa mai. Ha comperato dei piccoli panini speciali che appoggia sul tavolo in ordine armonico. Ce n'è al sesamo, i semi di girasole, di grano e di avena.
Il negozio da cui si è sempre servita resiste agli assalti che hanno trasformato e annullato tante botteghe del centro storico. Sul davanzale coglie una rosa gialla, un bocciolo ancora stretto che in questi giorni ha covato per lui. Incerta che fiorisse al momento giusto, e ora è al momento. I petali sono ben carnosi e il fiore come lo voleva. Qualche afide, malgrado gli insetticidi, macchia il colore compatto. Poche gocce d'acqua, delicatamente per mandarlo via, con un effetto di rugiada che la rende pensierosa. Si scuote, prende un piccolo vaso blu, Murano, quando la sua vita era ancora compatta. Prova più volte la posizione migliore sulla tavola, quella che sceglie alla fine è un po' più vicina al posto del figlio, un po' più lontano dal suo. Tanto già lo sa, a sedere rimarrà pochi attimi per volta e non tante volte. Prepara la moka per il caffè, dose singola per lui. Lei, come al solito, prenderà la propria tazza di orzo, solubile, per ridurre i gesti di pulizia. Si affaccia al balcone, non c'è traccia ancora di suo figlio o della sua auto. Bene, ci sarà anche il tempo per far ordine, per togliere quello schizzo di sangue fastidioso. L'acqua bollente, il detersivo nel lavello, via l'unto e lo sporco dai taglieri, dai coltelli. Il telefono, si sfila in fretta i guanti di lattice, va a rispondere temendo l'annuncio di un ritardo, ma sa di essersi organizzata al meglio. Nessuna delle cose che ha preparato patirà i tempi più lunghi che lui non di rado le impone. Si sentono tanti rumori di fondo. All'inizio non le sembra neanche lui. La voce arriva distorta e disturbata. Perché è all'aeroporto, in una babele di speaker e interferenze. Matteo non verrà. Uno sciopero improvviso. Il volo è stato soltanto rinviato, ma lui non se la sente. O non può, o non vuole. Ti chiamo io, le urla attraverso il frastuono, e la linea si interrompe prima che lei abbia il tempo di chiedere, di obiettare, di raccomandarsi. I guanti sono rimasti sul lavello, la schiuma che li copre non li dissimula, anzi aumenta quell'impressione di mani mozzate, due mani azzurre, inerti e inutili. Con una stanchezza terribile nelle gambe, Giulia li infila di nuovo, lava e asciuga tutte le stoviglie che ingombrano il lavello, appoggiandole via via sullo scolapiatti perché si asciughino. Non ha fame ora, solo voglia di riposare. Sparecchia, rimette ogni cosa al suo posto. Dopo, quando si alzerà, mangerà un boccone, magari davanti al televisore. Ora no, ora vuole soltanto stendersi e probabilmente, ma non le riesce quasi mai, dormire.